Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video con un nuovo airdrop. Oggi ritorniamo sulla nostra chain del amato, odiato, caro Sui per un nuovo progetto che sarà comunque il lancio e il launchpad ufficiale per quanto riguarda Sui e che ha confermato, attenzione, ha confermato l'airdrop rispetto a Sui che ormai abbiamo perso forse le speranze? Diciamo di no. Però comunque sono, essendo meno chiari, qua siamo stati molto più chiari e hanno detto che esattamente con determinate task si potrà avere l'airdrop. Ma veniamo subito noi, passiamo subito a schermo e scopriamo di cosa si tratta. Criptoaffezionati, oggi siamo su Uniswap. Non l'avevamo mai affrontato, non fa parte dell'airdrop di Sui, perché in questo momento il team di Sui continuamente ripetuto che non è in programma nessun airdrop per Sui, però Uniswap ha confermato invece l'airdrop. Quindi che cos'è Uniswap? Come Uniswap sarà lo swap ufficiale in questo caso, pare, da parte di Sui. Quello che vediamo perché è comunque confermato è perché c'è scritto proprio qua. Il 12 febbraio è stato buttato fuori questa introduzione per i Uniswap Points che andranno a dare ovviamente la posizione e l'airdrop a chi vi parteciperà. Come vedete qua sono ottenibili comunque solo e solamente dalle attività organizzate da Uniswap per poi dare appunto le varie successive task, quest che siano, come diventare appunto un Uniswap Discord role, quindi bisogna andare su Discord e prendere il ruolo e poi diventare successivamente degli OG, OG Gold, OG Platinum. In base a più alto sarà questo, ovviamente maggiore sarà l'airdrop che si riceverà. Poi in tutto c'è anche da seguire, come detto, le attività che loro richiedono, quindi la parte di parlare o comunque partecipare nella Discord community, completare la Crew 3 e collezionare in questo caso i Galaxy Hot token, in questo caso sì, gli HOT, gli NFT che troviamo all'interno di Galaxy. Bene, poi qua ovviamente mettono le varie OG, quindi Uniswap OG normale, Uniswap OG booster, quindi se si va a dare il booster al Discord loro, e poi gli OG Gold e OG Platinum in base all'attività che si effettua sul loro Discord. Quindi queste poi saranno le ricezioni, quindi 2000 token di Uniswap, pardon, 2000 Uniswap points, 4000, 10.000, 60.000 Uniswap points. Queste sono un po' le grandezze. Il totale sarà il 2% della total supply che verrà ricevuta comunque sul totale dell'airdrop e poi distribuito in base ai token. Se non sbaglio, dovrebbero essere 2 milioni di token, quindi la supply non è grandissima, perciò può essere un buon ritorno. Bene, la cosa bella è che comunque è una cosa fresca, quindi siamo arrivati proprio nel momento ideale nel quale andare a partecipare comunque a questo airdrop, ovvero come ho citato lì, sia la parte di crew e quant'altro non c'è ancora e quindi bisogna aspettare che questa esca fuori. Successivamente, quello che già partecipano e già richiedono di partecipare è earn 20 Uniswap points per stare in Discord. Quindi capite che se danno 20 punti così di attività ce ne sono da fare, perché anche event announcement, qua, eccolo qua, danno comunque delle altre partecipazioni a livello di link, Twitter, visualizzare appunto i vari link e quant'altro. Insomma, qua hanno dato poi i vari ruoli. Bene, non c'è al momento granché da fare, quindi c'è solo da aspettare. La cosa però interessante è che comunque a mio avviso si può già andare a proporre e utilizzare comunque l'app. In verità l'avevamo già utilizzata l'app, magari non vi ricordate, l'avevamo fatto tempo e tempo fa in realtà, però si può fare già qualcosa. Quindi in questo caso si va a selezionare i token che si vuole, stable pool token, anche se eccoli qua, i token qua bisogna andare a mintare, quindi mint test token. Ci mette sempre un botto a collegarsi, a caricare su Uniswap il wallet di Sui. È sempre un po' lento e noioso questa cosa che continua a girare e siamo vicini alla mainnet. Ok, io qua ce l'avevo già come balance, quindi io in questo caso posso andarne a richiedere nuovamente se funziona, altrimenti vado semplicemente a selezionare il token che voglio andare a swappare. Qua mi è arrivata mezz'ora dopo la richiesta di mint. Vabbè, ok, prova, ormai è uscita più volte. Bene, qua intanto selezioniamo i Sui perché possiamo solo selezionare i Sui. In questo caso facciamo tipo un 25%, qua non so perché non me ne dà.
se noi facciamo ad esempio, infatti figurati se funziona subito, sarebbe troppo bello. Bene, questo qua invece con gli USDC ce la facciamo, vabbè, 185.000 USDC per 0.02 sui. Ok, e qua vediamo sempre che è lento, quindi questo è quello che dobbiamo fare sostanzialmente come passaggio. E adesso non ci si apre il pop-up, poi dovremo andare successivamente, intanto ovviamente la transaction è andata fallita perché su Sui quando mai vanno subito a buon fine le transazioni, molto bene. Apriamo poi le stable pool che dovremo andare a fare, in questo caso rimane sempre exchange, devono comunque cambiarla. E poi ci sono le pool. Qua come vedete io avevo già fatto USDC Sui, BTC e Sui, quindi ne avevo già create due. Qua in questo caso dovrete andare semplicemente tipo andare a crearvi ad esempio BTC. Mettere un 25%, adesso non ne abbiamo, prendiamone uno dove ne abbiamo qualcosa, facciamo qua. Ok, 25%, non me la prende lo stesso, non so perché. Qua dovrete andare comunque a selezionare il vostro importo, fare deposit e poi ve li ritroverete qua direttamente. Poi dovrete andare qua sopra, fare un harvest di 30-40%, quello che volete, e lasciate la pool. Io l'avevo già fatto su questo, quindi non lo rifaccio, però insomma i passaggi sono sempre gli stessi. Una volta che fate, pagate le fees e poi le andate a rimettere sopra, ovviamente. Bene, finito questo, in realtà è tutto finito, non c'è altro da fare, perché appunto siamo ancora in una fase di token, quindi dobbiamo attendere che escano fuori, scusate i test, che escono fuori appunto gli altri passaggi. Ovviamente quello che poi servirà di più in questo caso sarà il Crew 3, perché all'interno metteranno poi la possibilità di guadagnare ovviamente punti che daranno poi l'accesso a determinati ruoli per subentrare poi nell'OG Roll per prendere il nostro tanto amato e atteso airdrop, che qua sopra è stato confermato, quindi questa è la cosa più importante. Riesco a ripartire dalla stessa immagine, in realtà correggo, hanno messo invece già il Crew 3, quindi non ve lo faccio vedere perché tanto sono sempre le solite cose. Vi lascio il link sotto al video YouTube, quindi quando andate su YouTube ricordatevi sempre, ad esempio se entrate qua, di andare sempre assolutamente qua sotto. Ok, dove ci sono link utili, perché quelli io li inserisco qua sotto, nel quale potrete andare appunto ad avere la lista dei link utili da utilizzare, e in questo caso appunto avrete il Crew 3 da utilizzare all'interno e quindi totalizzare i vari punti per Sui. Affezionati, Sui ci sta facendo sudare tantissimo, però quello che ci interessa è ovviamente andare a scovare altri progetti che lanceranno su questa chain, che lancerà, diciamo, a breve. Non si sa quando, però in teoria siamo ormai agli sgoccioli, però quello che ci interessa è ovviamente essere eleggibili per gli airdrop di questi vari progetti. Fatemi sapere quanti punteggi avete totalizzato, quale opportunità siete riusciti a prendervi o se comunque state riuscendo ad ottenere ovviamente i passaggi di questo airdrop. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanella per non perdere nessun aggiornamento.